Odisseo, propongo che quando torniamo a casa attacchiamo del nastro adesivo sul pavimento in modo che sta scadendo. No, Dimone, è uno scherzo vecchio, non puoi pensare a qualcosa di nuovo. E se ci mettessimo delle maschere, lo spaventassimo e lo buttassimo in piscina? No, Dimone, l'abbiamo fatto 100 volte. Va bene, Odisseo, allora forse hai un'idea? Sì, ho un'idea. Oh, hai sentito? Cos'è stato, Odisseo? È passato un aereo? Non lo so. No, non lo so, ma sembrava proprio Siren Head. No, Odisseo, non può essere Siren Head. L'abbiamo cacciato e avrà paura di noi. Giusto, era solo un aereo o un elicottero, amico? Giusto, hai ragione. Mi viene sempre il panico quando penso a lui. Forza, forza, andiamo. Che tipo di scherzo ci inventiamo? Sì, Dimon, dobbiamo pensare a qualcosa. Odisseo, questo era un terremoto, un terremoto. Andiamo, Odisseo, dobbiamo nasconderci. Forza. Ma che cos'è? Un terremoto, Odisseo? Amici, qui c'è un grande terremoto. Non so se è un terremoto o Siren Head. Sì, dobbiamo andarci subito da qui. Corri, Odisseo, forza, corriamo di sopra in camera mia. Forza, amici, corriamo di sopra in camera mia. Odisseo, noi adesso dobbiamo pensare a cosa fare. Non lo so, Dimon, ma non voglio essere rapito di nuovo. Cavolo, Odisseo, non verrai rapito, ti proteggerò io. Oh, mi ricordo l'ultima volta che sono stato rapito. Odisseo, dobbiamo pensare a cosa possiamo fare? No, Dimon, niente ci aiuterà. Senti, Odisseo, io pensavo che forse avremmo dovuto prendere le armi e distruggerli. Ma d'altra parte questi potrebbero ritornare di nuovo, no? Sì, e ce ne saranno altri, saranno ancora più forti. Siamo delle persone educate, dovremmo parlare con Siren Head e cercare di negoziare con loro, Odisseo, non è così? Sono enormi, sarebbe molto difficile parlare con loro. Ci calpesterebbero e ci distruggerebbero. Allora, Odisseo, fammi pensare. Loro sono grandi e dobbiamo parlare con loro. Voglio dire, se diventano piccoli possiamo parlare con loro. Andiamo in terrazza, via, 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 via. Forza, forza, Dimon. Ma amici, prima di salire in terrazza berrò un po' d'acqua da una bottiglia di GL Army per avere energia. Hai sentito? Ho appena uscito, ho sentito una sirena. Sì, sono da qualche parte qui intorno, dobbiamo assolutamente trovarli, corriamo. Sì. Non riesco a vedere, Odisseo. Il suono viene da laggiù, cioè dall'altro lato. Quindi dobbiamo guardare da lì. Bene, andiamo, cosa stiamo aspettando? Dai, corri, Odisseo, cosa stai aspettando? Non sono io ad aspettare, sei tu. Guarda, guarda, sono lì, sono lì. Oh mio Dio, sono nello stesso posto dell'altra volta. Sono giganteschi. Sì, Dimon. Odisseo, senti, mi è venuta un'idea su come parlare con i Siren Head. Cosa hai scogitato di nuovo, Dimon? Prendiamo un megafono, gridiamo forte e loro ci sentiranno. Non so, Dimon, se funziona, ma credo che possiamo provare. Ottimo, Odisseo, vado a prendere il megafono. Sì, finché non arriva Dimon, voglio chiedervi di iscrivervi. In questo modo ci aiuterete a fare video ancora più belli. Ci darete più energia. Few moments later. Amico, Dimon, dove sei stato per così tanto Odisseo, tempo? Sì, Odisseo, l'ho portato qui. Adesso noi cercheremo di comunicare con i Siren. Ottimo, Dimon, prova a parlare da qui, a distanza però. Allora, Siren Head, ho qualcosa da dirti. Dimon, quello che hai escogitato non credo che funzioni per niente. Vedrai, Odisseo, lo farò arrabbiare. Ehi, perdente, smettila di minacciarci. Dimon, non funzionerà, non ha senso questa cosa. Sì, Odisseo, credo che tu abbia ragione, non funziona, non ha senso. Questa è certo un'idea migliore, vieni giù con me, dai. Quale idea, Dimon? Hai delle idee stupide. Non puoi pensare a qualcosa di più intelligente. Non parlare, Odisseo, almeno io penso a qualcosa, non come te. Forza, andiamo di sotto, dai. Va bene, forza, andiamo, Dimon. Allora, Odisseo, senti, gli spariamo con questa pistola e lo facciamo diventare piccolo. Sì, Dimon, ma l'ultima volta che gli abbiamo sparato non si è fatto male, ti ricordi? Bene, Odisseo, gli ha fatto un po' male, sì, ma ora abbasserò la potenza e non gli farà del male. Ah, va bene? Hai capito? Va bene. Bene, credo che tutto sia a posto. Oh, bene, le nostre armi sono pronte. Ok, ora cosa facciamo, Dimon? Lo cerchiamo? Sì, andiamo a cercare Siren Head. Sei pronto? Sì, ma dov'è adesso? Sei pazzo? Dove potrà essere? È in riva al mare, l'abbiamo visto lì, no? Ok, andiamo, dai. Dai, vai, vai. Amici. Amici, vedo che Odisseo è preoccupato, ma non c'è da preoccuparsi perché se vedi Siren Head e hai paura di lui, lui diventa più forte grazie alla tua paura e preoccupazione. Quindi più hai paura, più è facile che ti sconfigga. Devi essere fiducioso e andare avanti con fiducia, proprio come noi. Forza, Odisseo, andiamo su, dai, è lì, sicuramente lì. Sei sicuro, Dimon? Sei sicuro? Sì, Odisseo, sono sicuro. Non sono sicuro di nulla, ma mi fiderò di Dimon.
Odisseo, perché non vediamo più Siren Head da quella parte? Come faccio a saperlo? Voglio dire, era là! Pensi che abbia deciso di andarsene via? Forse è andato di nuovo nella nostra città! Hai sentito? Sirena! Oh, andiamo a prenderlo e a parlargli! Sì, forza, andiamo! Dai! Terremoto, terremoto! Forza, ragazzo! Niente panico, andiamo! Odisseo, questo è successo perché lui è troppo grande e pesante! Sì, ed è per questo che dobbiamo rimpicciolirlo, altrimenti non possiamo parlargli! Andiamo a cercarlo e rimpiccioliamolo! Dai, forza! Sì, andiamo! Guarda, guarda intorno! Sento qualcosa da quella parte! Andiamo lì, in silenzio, andiamo! Oh, eccolo lì! È laggiù! Lo vedo, sto mirando! Uno! Due! Tre! Oh, Dimone, sei un po' rimpicciolito, ma è ancora enorme! Dobbiamo rifarlo, sparerò di nuovo! Dai. Perché non va? Perché non va? Uno... Oh sì, Dimon è diventato ancora più piccolo! Ma bisogna stare attenti, può essere più piccolo, ma forse è diventato più veloce e di conseguenza anche più pericoloso! Ma se non ci avviciniamo a lui, non lo sapremo! Sì, gli parleremo e gli spiegheremo che vogliamo la pace perché noi siamo persone educate! Sì, hai ragione! Andiamo! Andiamo! Serehead, ascoltaci, noi siamo persone educate e non vogliamo la guerra, eh? E vogliamo sapere anche perché continua a venire nella nostra città a combattere con noi. Ho fame, voglio carne. E va bene, se tu vuoi la carne possiamo andare a comprarla, però poi dopo lasciaci in pace, affare fatto? Voglio carne umana, adoro quella carne! No, Sirenhead, non è giusto, non puoi mangiare carne umana! Sì, sappia che se cercherai di catturare anche un solo essere umano noi ci batteremo in sua difesa perché siamo persone educate e proteggiamo le persone! E che cosa posso mangiare se non carne umana? Qualsiasi carne, ma non quella umana! Hai capito bene, Sirenhead? E se ci creerai dei problemi, Dimon prenderà una pistola e ti sparerà e ti farà del male! Non solo diventerai ancora più piccolo di adesso, ma piangerai per il dolore e poi sparirai! Va bene, calmatevi, calmatevi, sono un bravo ragazzo! Ho solo fame! Sirenhead, ascolta, vattene via e non tornare mai più qui! Sì, così non finirai nei guai! Va bene, me ne vado, ma sappi che sentirete nella foresta nella mia casa, sarete voi nei guai! Perché? Cos'hai lì dentro? È un segreto che non conoscerete mai. Certo, certo, non c'è altro da fare. Ora esci di qui prima di cacciarti nei guai. Va bene, addio. Ragazzi, vi ricordate quando abbiamo ucciso Sirenhead? E poi altri tre volevano distruggere la città? Sì, me lo ricordo molto bene. Sì, Stas, vogliono vendicarsi. Ma forse dovremmo parlare con loro. Magari potremmo trovare un accordo di pace. Sei impazzito! L'ultima volta pensavamo di averli spazzati via tutti! Pensavamo che fossero spariti, solo che stanno tornando per vendicarsi e non per fare pace! Sì, sono d'accordo con lui! I Sirenhead sono estremamente pericolosi! Ragazzi, ma deve esserci una via d'uscita pacifica! Ti sbagli! Non possiamo fare pace con loro! Andiamo, andiamo, presto! Presto, presto, un terremoto! Ragazzi, guardate! Sirenhead! Di nuovo qui, vanno in giro per le nostre strade! Serve un piano, ragazzi! Mentre loro sono in città, dobbiamo armarci il prima possibile! Dobbiamo prepararci alla guerra! È la cosa più giusta da fare! Adesso, ok, su. Ok, forza, forza! Ho la mia super pistola! E io questo nerf verde, il distruttore! Beh, mi accontenterò di un megafono, così potrò negoziare con loro, perché sperano una soluzione pacifica! Sei davvero folle! Sono qui per mangiarci! Mentre parli sarai hop e addio, amico di Dimon! Vabbè, la speranza muore per ultima! Ok, ma stai attento, sono preoccupato per te! E io starò lontano da loro perché sono molto pericolosi, sì. Non siamo contro la pace, ma se vuoi la pace, preparati alla guerra! Facciamo pace! No, facciamo andiamo! La guerra! Pace! Vinceremo! Ragazzi, sembra che siano dall'altra parte! Ora se ne pentiranno! Invito tutti a vivere in pace! Ragazzi, andate a destra e io andrò a sinistra! Stas, papà, non ha paura di combattere! Anche noi siamo coraggiosi, a destra, sì? Sì, sono d'accordo! Sirenhead! Avete paura della vendetta? O avete dimenticato chi è il papà? Sono io il papà! Stas vi ucciderà tutti, stupide lattine! Preparatevi a diventare dei rottami metallici! La vostra distruzione è il mio hobby! Oh, amici, lo sentite, il suono proviene da laggiù. Adesso vediamo cosa succederà. Oh, amici, ecco arriva il primo. Ora cercherò di eliminarlo. Oh, 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 oh. So che è vicino,
Non c'è pietà per lui! Non appena li vedremo inizieremo subito la battaglia! No, amico, è un errore! Parlerò con loro grazie al megafono e spiegherò loro che vogliamo soltanto la pace! Cavolo, Dimon, non essere così codardo! Facciamo la guerra! Non sono un codardo, sono per la pace! La mia umanità mi ha salvato più di una volta! Andrò a fare la guerra, fratello! Ti sbagli! Siren Head, vogliamo parlare di pace! No, vogliamo combattere invece! Odisseo, non intraggiarmi nel fare la pace! Cavolo, amico, non capisci nulla! Abbiamo già distrutto il padre di Siren Head! Era il più pericoloso perché ha mangiato tante persone! E ora invece i suoi figli si stanno vendicando! Bravi amici, continuate così! Rilassati, oggi li distruggeremo una volta per tutte! Bene, vediamo! Il popolo ha bisogno di pace! Siren Head! Rottame, ecco, ti sei stato beccato! Ho pensato di farvi visita, mi siete mancati molto! Cosa vuol dire ti siamo mancati? Siete qui per mangiarci, ma noi non siamo il vostro cibo! Andate via, questa non è la vostra città, qui vivono le persone! Ma siete stati voi a distruggere il nostro amato papà! Pensavate che non l'avremmo vendicato! Sì, ma non è stata colpa nostra! Vostro padre era cattivo, è arrivato per primo e ha iniziato a mangiare le persone! E noi non vi mangiamo, perché le persone mangiano altre cose! A noi piace mangiare polli e torte, ma non voi! Vuoi mangiarmi? Guarda, non strozzarti! Esatto, siete il nostro cibo, è proprio così! Non siamo capaci di mangiare polli e maiali, mangiamo solo degli esseri umani! Non mi importa dei vostri problemi di fame! Se non mangiate carne, ne potete diventare vegani! E ora sparerò per salvare il mondo! Wow, 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 wow. Prima di sparare guarda dietro di te, amico! Cosa? Devo girarmi? Sei un idiota, non ci casco! Girati, codardo, non lo dico tanto per dire! Ok, adesso mi giro! Oh, mamma, sono fregato! Mi mangeranno! Oh, vi prego, abbiate pietà di me! Non mangiatemi, non fatelo! Non sono buono, non mangiatemi! Sirene! Sì, sì! Sono qui vicino da qualche parte! Terremoto! Alzati! Forza! Da così! Sono da quella parte! Andiamo! Odisseo! L'hai sentito anche tu? Era Sasuke che gridava da qualche parte! L'ho sentito! Andiamo di là, dai! Forza, dai! Presto! Forza! Dove sono, fratello? Dove sono? Non lo so! Oh! Cos'è quello lì? Oh! È la pistola di Stas! Ti rendi conto di quello che è successo, Odisseo? Che hanno preso Stas! Sì, dobbiamo salvarlo! Prendi la sua pistola! Il mondo deve aspettare! È cominciata la guerra! Sì, una guerra totale! Va bene, cominciamo! Moriranno tutti! Basta! Ascoltate, noi adesso vi chiediamo un favore importante! Iscrivetevi al canale, Stas è il nuovo prigioniero, la vostra iscrizione lo tiene nostro di morale! Sì, perché questi mostri vogliono mangiarlo e voi con la vostra iscrizione sosterrete il nostro amico! Sì, andiamo a salvare Stas adesso! Dai, Odisseo, andiamo! Forza, Odisseo, seguimi, dai! Ehi, amico, te l'ho detto! La pace con i Siren Head è impossibile, sono davvero cattivi! Odisseo, sì, mi sbagliavo! Oh, avremmo dovuto combattere fin dall'inizio! Sì, giusto, mi dispiace per Stas! Beh, andiamo da loro, salviamolo! Sì, andiamo, Odisseo! Credo che lo stiano trattenendo da qualche parte qui! O forse lui non è lì! Dovremmo controllare, dai, capisco. Andiamo! Oh, nasconditi, dai! Odisseo, l'hai visto? Tre Siren Head! Sì, allora distruggiamoli! Ma non sono in tre, noi siamo solo in due! Innanzitutto dobbiamo trovare Stas! Ma dove lo dobbiamo cercare, Dimon? Dobbiamo seguirli e vedere dove hanno nascosto il nostro amico! Sì, ho capito, ottima idea! Sbagliati. Aspetta, Odisseo, sono qui! Nasconditi! Tutti e tre! Tre Siren Head è pericolosissimo! Dimon, abbiamo qualche piano! Di sicuro non se ne andranno via da qui, quindi adesso noi scavalcheremo furtivamente quella recinzione, capisci cosa intendo? E se Stas è lì dentro non dovremo far altro che salvarlo! Sì, perfetto, andiamo allora! Forza! Presto! Bene, così... Dai! Ecco, così! Eccoci! Andiamo! Seguimi, dai! Deve essere qui da qualche parte, qui! Andiamo! Forza! Ehi, l'hai sentito anche tu, Odisseo? Sì, qualcuno stava muggendo! Ma chi era? Non lo so! Oh, l'ho trovato! L'ho trovato! Stas! Dai, Stas! Adesso, dai! Eccoci! Aiutatemi presto, slegatemi le mani! Raccontaci, dai, come sei stato catturato? Semplicemente sono cascato in quella truffa, quei mostri sono molto subdoli! Cavolo, pensi che valga la pena di combatterli? Sì, è l'unico modo, ragazzi, ma non sono sicuro che ce la faremo, perché quei maledetti sono pronti! Mi è venuta un'idea, Stas!
Scappare da qui? No, tieni la pistola. Eh? Io prenderò il megafono e correrò il più lontano possibile per chiamare quei tre bastardi e riuscirò a distrarli da voi. Sei impazzito? Essi ti cattureranno e ti mangeranno. Io spero che voi riuscirete a scappare in tempo per poi aiutarmi. Certo che faremo in tempo e ti salveremo. Abbatteremo insieme quei Sarientes e tutti saranno di nuovo felici. Noi e anche voi, amici. Ottimo, il megafono è acceso e sono pronto a correre. Forza, Dimon, non farti prendere. Andiamo! Grinfia, corri. E tu ed io torniamo a casa in fretta. Sì, sì, andiamo, sì. Andiamo. Siren Cat, riuscite a prendermi per denti? Oh no! Statemi dietro! Ehi, stromboidi, sono qui! Prendetemi! Oh, ragazzi, è qui a dura, sono fottutamente bloccato! Adesso che faccio? No, non mangiatemi! Ora Dimon sta rischiando per noi! Questo significa che dobbiamo salvare il nostro amico! Ma non possiamo farlo senza il vostro aiuto! Quindi iscrivetevi al canale! E mettete like affinché la seconda parte esca al più presto! E premete il campanello, sì. E noi andiamo a salvare il nostro amico!